Jessica Biel supermamma, ecco cosa ha dichiarato su suo figlio. Nato l'8 aprile 2015, Silas Randall è un bambino biondo e bellissimo. Di Justin Timberlake, è una sorta di mini-me. E, per quanto sia buffo e divertente, Jessica Biel confessa che quando dorme il suo sonno è sacro. E che nessuno, per nessun motivo, deve azzardarsi a svegliarlo. Non svegliate mio figlio. Lo scorso lunedì, Jessica Biel era ospite di The Late Show with Stephen Colbert. E, con la sua proverbiale simpatia e con quella spontaneità che da sempre la contraddistingue, ha parlato del suo ruolo di mamma, di Silas Randall, e di moglie, di Justin Timberlake. Io e Justin affrontiamo il tentativo di avere un secondo figlio giorno per giorno, anche perché Silas è molto impegnativo, ha confessato l'attrice di fronte alle telecamere della trasmissione. Per poi scherzare, dicendo che con bambino sta vivendo dei momenti terribili, voglio dire, non sapete le cose che tiro fuori da quelle manine piccole e appiccicose. È già così forte. Ecco perché, quando dorme, lei e Justin tirano un sospiro di sollievo. Se vieni a casa mia, e per sbaglio svegli mio figlio nel cuore della notte, per me sei un uomo morto, ammonisce la Biel, ecco, se vieni da me, e alzi la musica o fai troppo rumore, puoi uscire anche subito. E quando le viene chiesto chi siano questi disturbatori notturni, lei scherzando risponde che, spesso, gli amici del marito li getterebbe sotto un pullman. I miei amici sono tranquilli, silenziosi, discreti. E lui, che è un musicista selvaggio, ha dichiarato a proposito di quel marito che ama alla follia. E con cui ha costruito un solido matrimonio. Ovviamente, la 35enne attrice, del figlio nel corso dell'intervista ha parlato anche in modo positivo. Non è tutto così terribile, comunque. Averlo è la cosa migliore che io abbia mai fatto. Ora mi sento male ad averlo descritto così. È anche carino. E dai suoi occhi e dal suo sorriso traspare tutto l'amore per quel figlio così simile a Justin. Tra famiglia e lavoro. Oltre ad essere una mamma, Jessica Biel è anche un'attrice molto impegnata, è impegnativo. Cercare di trovare un equilibrio tra il lavoro e la famiglia, e al tempo stesso cercare di essere anche una persona indipendente, ha dichiarato Ryanse Acrest a Busy Phillips durante un episodio di Live with Kelly e Ryan. Ti senti tirata da una parte e dall'altra, una sensazione meravigliosamente creativa, ma anche molto difficile. Credo che ogni genitore che lavora possa dire lo stesso. Oggi, Jessica e Justin col piccolo Silas vivono a New York. Non penso che si possa raggiungere mai un vero equilibrio. Se lavori, i tuoi figli diventano grandi mentre tu sei impegnata in altro. Se sei a casa, una volta cresciuti, ti ritrovi triste e sola, e vorresti tornare indietro per scegliere di non essere solo una madre, ha dichiarato. Per poi confessare che, quando torna da una giornata sul set, a volte vorrebbe solo sdraiarsi sul divano e bere un bicchiere di vino, ma c'è un bambino di 2 anni che la aspetta. Un bambino che vuole giocare con lei, e questo è molto più importante di qualsiasi altra cosa.